altre cose, io non potevo assolutamente tacere dopo essere stato dal 1954, per piacere, non c'ero quando l'istituto è stato fondato. Ma no. Però la più parte della mia vita scolastica è trascorsa all'istituto magistrale. Dopo Sua Eccellenza ha avuto la bontà di nominarmi preside al liceo e quindi anche lì ancora altri anni di insegnamento e di direzione. Io voglio soltanto dire una cosa, che è stato sempre, diciamo, la mia direttiva, è stata sempre, conosco molto bene Materiani, che ci siamo conosciuti durante alcuni esami di maturità, la mia direttiva è stata sempre questa, cioè la fedeltà, la credenza, il tenere presente sempre ciò che è globalmente educazione. E io dicevo sempre ai miei alunni che l'educazione è fatta di due aspetti, cioè dell'aspetto istruzione e dell'aspetto formazione. Nella istruzione, ecco, sono contento che la signora asserisce perché è stata una mia ex alunna, sul piano della istruzione noi indubbiamente abbiamo il sapere, abbiamo l'informazione, abbiamo quella che noi diciamo istruzione nel senso, diciamo così, letterale della parola. Ma dicevo, l'educazione non si risolve soltanto nella istruzione, ma si risolve la istruzione che ci dà il sapere, che ci dà, come ho detto prima, l'informazione, eccetera. Ma Enrico Kleist, che è un letterato, un romanziere ed è un eccelso personaggio tedesco, diceva che l'istruzione a noi non ci fa né migliori né più felici. E aveva ragione, perché l'istruzione, secondo lui, doveva trasformarsi in cultura. E la cultura è quella che promuove i valori, che dà senso critico di giudizio senza essere un giudizio malevolo. Questo lo diceva Kleist ed io ero completamente d'accordo con lui. Mentre quello che vale è la formazione, l'altro aspetto dell'educazione. La formazione significa proprio, e Sua Eccellenza qualche volta me l'ha sentito dire quando ho fatto il preside suo al liceo, e la formazione è la forma nell'azione. E cioè la forma nell'azione significa il comportamento che deve essere pari, se non di più, all'istruzione. Quindi l'educazione nella sua globalità come istruzione e come formazione, cioè la forma nell'azione. Non è giusto che uno scolaro veniva in presidenza senza bussare alla porta non alzarsi dal banco quando entravano i colleghi o entravano i genitori. Nella maniera più assoluta, la formazione doveva assolutamente assolvere a questo compito. Quindi per me l'educazione nella sua globalità, come istruzione e come formazione. Questo è stato sempre, diciamo così, il concetto fondamentale della mia azione scolastica, che è stata, vi ripeto ancora, dal 54 all'85 al magistrato, come vicepreside e come preside incaricato. Quindi è
Io ho voluto soltanto ricordare questo per assicurare agli alunni che sono presenti, no, di essere solari, non di essere tristi, non di essere preoccupati, ma di essere solari, perché hanno frequentato e frequentano questa scuola così prestigiosa. Grazie. Siamo un po' dilungati con i tempi, ma non mi sento di dire purtroppo, perché tutti gli interventi sono stati utilissimi e significativi. Adesso la parola alla ex docente, la dottoressa Anna Natalia, per una, a questo punto, piuttosto breve, perché ripeto, i tempi sono ristretti, una breve rievocazione storica. Grazie. Mi associo naturalmente con molta cordialità ai saluti per tutti i presenti che sono stati già rivolti e ringrazio naturalmente per l'invito che mi è stato fatto di ricostruire sul piano storico e culturale, anche se in maniera molto breve e sintetica, la storia di questo istituto nel quale io ho insegnato per 13 anni e dopo sono passata al liceo, ma di questi 13 anni ho un ricordo assolutamente straordinario, d'altronde comprensibile dagli interventi così ricchi di emozione, di affetto, di ricordi simpatici che sono stati appena, che si sono appena conclusi. Ripeto, quindi, quando mi è stato chiesto di tracciare un breve percorso della storia di questo istituto, ho accettato molto volentieri e di questo sono grata, anche per la collaborazione che mi è venuta dal personale della scuola, e devo un ringraziamento particolare alla signora Maria Grazia Bofi, che mi ha dato una mano negli archivi, che sono luoghi straordinariamente affascinanti, perché occorre sottrarsi alla tentazione di seguire nomi, di seguire anni che si sono succeduti e dove si ritrova una parte veramente viva, come è emerso da quanto finora è stato detto, proprio perché l'Istituto Magistrale di Anagni ha costituito un punto di riferimento per questo, in questa lunga durata di storia, ma la sua storia è necessariamente legata alla storia del convitto Regina Margherita. E quindi, sperando di non fare, come dire, un arido seppur breve elenco di fatti che si sono succeduti da 100 anni a questa parte, credo però che sia assolutamente necessario perché si possa avere in mente un profilo storico, ricollegarsi appunto alla nascita e all'esistenza del convitto Regina Margherita, che è precedente, perché il convitto ha già celebrato, mi pare, i 120 anni della sua storia, e quindi quando nel maggio del 1890 venne inaugurato con la presenza della Regina Margherita, anche se c'era stato un'inaugurazione l'anno precedente con la presenza di Ruggero Bonghi. Grazie. Con la presenza di Ruggero Bonghi che ebbe l'iniziativa di fondare l'istituto Collegio Convitto per gli orfani dei maestri elementari. Questa fondazione fu decisa nel 1888 e con tempi che indubbiamente oggi ci appaiono rapidissimi. Nel 1889 Bonghi inaugurò, nel 1890, come dicevo, la Regina Margherita, nel maggio del 1890,
venne ad Anagni, visitò questo convitto, visitò la città, in una giornata che le cronache cittadine, ma anche le cronache di storici di Anagni ricordano giustamente con molto entusiasmo, suscitò veramente l'apprezzamento di tutti coloro che parteciparono. Cosa dire sul piano storico-culturale? Certamente qui è stato sottolineato, e giustamente ritengo, condivido, quanto questa scuola e questo istituto abbia fatto sul piano, come dire, umano, in un tessuto di simpatie, di rapporti affettuosi che si sono protratti nel tempo e di cui credo tutti noi abbiamo testimonianza, tutti quelli che hanno lavorato nell'istituto magistrale. È però necessario capire l'iter di questa scuola, anche perché la storia delle istituzioni scolastiche, forse a volte più di altre istituzioni, ma indubbiamente con un suo ruolo peculiare, riflette certamente la storia di un paese. E si può ben dire che il livello e la qualità delle istituzioni scolastiche segnalano il livello e la qualità delle istituzioni, della tenuta civile e culturale di uno Stato e di una nazione. E se quindi la storia dell'istituto magistrale è legata al convitto Regina Margherita, questo convitto rispose nel momento in cui Ruggero Bonghi pensò di fondarlo, rispose alle necessità di quel periodo della storia italiana, indubbiamente carico di difficoltà, di complessi e difficili problemi da risolvere, quelli appunto che si presentavano all'indomani dell'unità d'Italia. E quindi Bonghi, che fu contattato direttamente dall'allora sindaco di Anagni, Vincenzo Gimignani, il quale aveva un progetto di realizzare una sorta di azienda agricola modello, ma che non gli riuscì di fare, e quindi entrò in contatto con Ruggero Bonghi, personaggio di intellettuale peraltro straordinario, versatile, pieno di talenti, nato a Napoli, con una carriera di pubblicista, di giornalista, di intellettuale, potremmo dire, a tutto campo, ministro della pubblica istruzione per un biennio, il 74-76, ma comunque anche nei periodi successivi continuò a collaborare con tutti i ministri della pubblica istruzione che si succedettero. E Bonghi accolse il suggerimento, l'idea di Gimignani, e dal precedente progetto così ideato di costituire una sorta di modello di azienda agricola, pensò appunto di istituire, di fondare un collegio per le orfane dei maestri elementari, così come aveva già fatto ad Assisi qualche anno precedente. E tutto questo si rese praticamente realizzabile perché utilizzò l'ex convento dei frati domenicani con l'annessa chiesa di San Giacomo, come ancora è possibile verificare, e quindi si cedette con un atto del comune di Anagni che si impegnò per le spese di manutenzione e tutto quello che occorreva perché potesse sorgere questo convitto. Occorre chiedersi naturalmente le orfane che venivano accolte in questo convitto che cosa trovavano, che cosa si offriva loro sul piano dell'istruzione e dell'educazione. Si offriva quella che allora era la cosiddetta scuola normale, che doveva provvedere alla preparazione dei futuri insegnanti elementari. Lascio immaginare quale fosse la necessità assolutamente urgente di operare, di intervenire. Scusate, il prefetto e anche il vescovo per altri impegni purtroppo ci devono lasciare, i tempi si sono un pochettino dilungati, magari sospendiamo un attimo solo perché non voglio togliere la parola alla relatrice, però dobbiamo salutare il prefetto e il vescovo e li ringraziamo ancora della presenza. Grazie.